Guardiamo i numeri, Linda. C'è un problema, in qualche modo l'abbiamo già detto, al di là degli sbarchi, al di là del decreto sicurezza bis, c'è un problema proprio di gestione sul territorio, innanzitutto perché sono tantissimi gli irregolari, lo diceva prima Tarquini, a volte anche invisibili. Allora, ad esempio, vi faccio vedere, intanto è difficilissimo ed è veramente complicato, bisogna distinguere tra espulsi, fogli di via, diciamo a chi viene intimato di andare via, e poi rimpatri che effettivamente vengono portati a termine. Ad esempio, questo in tre anni, 2015-2017, 96.000, diciamo, decreti di espulsione, fogli di via, rimpatri 16.900. È molto complicato, e questo governo a livello di rimpatri non sta facendo tanto di più, anzi, se vediamo i rimpatri, governo Gentiloni, da giugno ad aprile, giugno 2017, aprile 2018, siamo 6.293 rimpatri e 5.009 governo Conte, ministro Salvini, al di là delle promesse siamo al 5% in meno. Questo perché è molto difficile rimpatriare, lo dobbiamo dire, e aumentano gli irregolari in parte anche, ci dice questo studio dell'ISPI, anche per effetto del decreto sicurezza. Certo. Parliamo di 11.000 irregolari in più su 51.000 quest'anno, proprio perché ci sono più dinieghi, non c'è più la protezione umanitaria. E quanto ci vorrà per rimandarli via tutti? L'ISPI ha fatto un conto ed è veramente impressionante. 96 anni parliamo quest'anno per mandare via gli irregolari che sono presenti già sul nostro territorio, l'anno prossimo ci vorranno 112, perché gli irregolari aumentano, gli invisibili anche. Insomma, il problema non si risolve con la propaganda, ma con gli accordi e molto lentamente.